Questo è un cantiere, diciamo che è un investimento di complessivo, quindi poi ci saranno a settembre gli altri interventi sull'altra camera, di oltre 20 milioni di euro. È un cantiere complesso perché sopra la calotta abbiamo trovato diversi, diciamo, diverse problematiche. Per verificare lo stato dei cantieri stradali, nella giornata di oggi l'assessore regionale ai lavori pubblici Antonio Piu e l'ANAS hanno effettuato una serie di visite nei tratti interessati da importanti interventi. Il primo sopralluogo si è svolto questa mattina a Sassari, alle gallerie Chighizu, sulla strada statale 131. Noi a fine mese, con due chiusure notturne, riusciremo a dare traffico anche su questa canna in cui abbiamo di fatto ormai ultimato i lavori. Quindi per il periodo estivo la configurazione delle quattro gallerie, del sistema di gallerie alle porte di Sassari e del viadotto Baddeolia, dove abbiamo recentemente ultimato i lavori di riqualificazione, verranno riconsegnate al traffico su quattro corsie e quindi nella configurazione piena sezione. Obiettivo è dare una fotografia di quelli che sono i lavori in corso. Soprattutto dare un nuovo inizio tra Regione Sardegna e ANAS, non solo fatto soprattutto di collaborazione, di programmazione, e quindi l'apertura, la comunicazione dell'apertura di Chighizu per noi è importante, per la città di Sassari, per il territorio. Aprirà il 29 di giugno e si chiuderanno tanti cantieri che per il periodo estivo generalmente creavano sempre tanti disagi. Quindi il sopralluogo di oggi è dato principalmente per dare notizia di quello che è lo stato attuale, ma soprattutto per dire che Regione Sardegna e ANAS stanno programmando esattamente su tutte le strade in modo tale che si possa avere realmente una contezza esatta di quello che avviene.